Festività primaverili in arrivo, scontro sulla liberalizzazione del commercio, proclamati scioperi in numerose città. È online il nuovo sito della Fisascat, un supporto sempre più rispondente alle necessità dei lavoratori e dell'organizzazione. Cuneo fiscale record in Italia, superato il 47% di prelievo, salari al minimo e disoccupazione sempre più vicine al 12%. Bentornati al TG Lab. La liberalizzazione degli orari nel commercio ha prodotto, in modo ormai ampiamente dimostrato, effetti opposti a quelli che erano stati annunciati anni or sono dai sostenitori della deregulation, cioè l'aumento dei posti di lavoro e il sostegno ai consumi interni. Nessuno dei due obiettivi è stato raggiunto, anzi si assiste a una vertiginosa tendenza diametralmente opposta. L'occupazione del settore non cresce, semmai cala. Aumentano a dismisura invece le chiusure del piccolo e medio commercio, che non è in grado di reggere la crisi, e le aperture per 365 giorni all'anno. La Fisascat CISL, assieme alle altre organizzazioni sindacali, in molte regioni e città dove la liberalizzazione ha assunto aspetti oltremodo eccessivi e creato gravi disagi tra i lavoratori, ha preannunciato scioperi presso le catene della grande distribuzione nei centri commerciali. Si svolgeranno nelle festività primaverili di Pasqua, lunedì dell'Angelo, in occasione della festa per la Liberazione 25 aprile, della festa del lavoro 1 maggio, della festa della Repubblica 2 giugno, con estensione al Ferragosto. La Fisascat vuole così lanciare un appello al governo affinché il delicato argomento della liberalizzazione sia riportato alla naturale gestione presso i tavoli regionali e territoriali, dove sarà possibile valutare le reali necessità commerciali. Questo tema è un tema che preoccupa il sindacato del settore del commercio, perché i molti lavoratori impegnati in queste attività sono costretti a turni di lavoro defatiganti che non consentono loro di poter trascorrere le festività con la famiglia, e quindi con una serie di problemi che si stanno creando. Secondo noi questa politica delle liberalizzazioni totali degli orari e delle aperture sta creando dei problemi seri anche alle famiglie. Coloro che ci seguono costantemente lo avranno già notato. Con una nuova veste grafica di più immediata e intuitiva consultazione, da lunedì 25 marzo è online il nuovo sito web della Fisascat CISL, più ricco di pagine di servizi e di comunicazione dell'attività sindacale e sociale dell'organizzazione. L'operazione di restyling, eseguita sia sotto il profilo grafico che attraverso l'inserimento di nuovi contenuti, ha riguardato l'intero website, che nella sua immagine sostanziale non ha però subito rivoluzioni. Sono ormai disponibili e facilmente consultabili aggiornamenti e collegamenti, rendono lo strumento di lavoro sempre più dinamico e rispondente alle crescenti necessità di conoscere le notizie in tempo reale. Finestre particolari sono state dedicate alle news, ai comunicati stampa, alle circolari sindacali e al TG Lab, che da 4 anni costituisce il fiore all'occhiello dell'informazione sul web della Fisascat. L'intenzione, ha dichiarato il segretario generale della Fisascat CISL, Pierangelo Raineri, è quella di fornire un supporto multimediale comprensibile, di immediato impiego, certamente indispensabile per i lavoratori e per chi è impegnato ai vari livelli dell'organizzazione. L'Italia resta al 6° posto nella classifica europea che riguarda il peso delle tasse sui salari. Il cuneo fiscale nel nostro paese, per un single senza figli, è pari al 47,6%. Lo rivela l'OCSE nel rapporto Taxing Wages per il 2012. Rispetto all'anno precedente, la pressione fiscale, stando alle cifre, è salita in percentuale di oltre 1,8 punti. L'Italia sale ancora, addirittura al 4° posto, purtroppo in termini negativi, nella classifica che prende in considerazione il peso della tassazione sul salario nel caso di una famiglia con un reddito e 2 figli. Il cuneo per un nucleo di 4 persone è pari al 38,3%. Peggiore inoltre la stima sul tasso di disoccupazione. Quest'anno toccherà l'11,6%. Contro l'11,4% previsto. Se nulla cambierà, la situazione potrebbe peggiorare nel 2014, quando pare possa salire ulteriormente all'11,8%.
Si è svolto nei giorni scorsi un incontro fra la Fisascat CISL e le direzioni di Dico Discount e del gruppo Tuo, al quale entro il 31 marzo le cooperative socie Dico conferiranno le quote societarie. La Fisascat ha rimarcato il fatto dell'insufficiente informazione ricevuta dai dirigenti delle due aziende. Infatti non è ancora stato possibile effettuare una verifica della rete delle varie sedi e quindi non si è potuto prendere in considerazione eventuali sovrapposizioni di funzioni gestionali. Il gruppo Tuo, titolare di catene di supermercati, ha fatto presente che l'attività proseguirà in continuità e con garanzia del mantenimento occupazionale. La Fisascat, a distanza di oltre 3 mesi dall'avvio del confronto per il rinnovo del contratto nazionale per i lavoratori da imprese dei servizi di pulizia e multiservizi, ha inviato a Fise Confindustria, Legocoop Servizi, Federlavoro Cooperative, Union Servizi Confapi, AGC Servizi, una lettera di sollecito per la ripresa del confronto. Ha fatto seguito una serie di contatti dai quali è emersa la disponibilità di incontrarsi a breve per entrare nel merito della trattativa e giungere al rinnovo nei tempi stabiliti dall'attuale contratto. Ha un'agenda sempre più ricca di manifestazioni, di solleciti e di interventi presso le autorità europee e internazionali. Parliamo di EFFAT, la Federazione Sindacale Europea dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e del Turismo, che promuove moltissime iniziative in difesa dei diritti dei lavoratori europei. Sulla scorta delle informazioni fornite dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale per il Lavoro, EFFAT ha recentemente posto all'attenzione del globo scenari sconcertanti, denunciando che oltre 200 milioni di persone nel mondo resteranno senza lavoro quest'anno e che 40 milioni sono i lavoratori finiti fuori mercato, cioè senza alcuna speranza di essere occupati in futuro. E l'Europa, tra i vari continenti, attraversati dalla recessione, appare quello meno reattivo e perciò più vulnerabile dall'effetto della forte criticità. Dal 13 al 16 maggio prossimo la Fisascat CISL riunirà i suoi delegati a Trieste in occasione del 18° congresso nazionale. In attesa dell'evento, che vedrà dibattere il tema «La Fisascat di domani per un nuovo sviluppo del terziario, del turismo e dei servizi», nelle regioni prosegue l'iter congressuale con il rinnovo delle segreterie. In Umbria, nei giorni scorsi, è stato eletto segretario Fisascat Valerio Natili. In Piemonte, Irmo Caretti. Nelle Marche, Selena Soleggiati. In Basilicata, Aurora Blanca. Ed in Puglia, Vincenzo Riglietta, segretario generale. Giuseppe Boccuzzi, segretario generale aggiunto. Ci salutiamo qui e ricordandovi che è possibile consultare il TG Lab su YouTube e Facebook, nonché sul sito web della Fisascat, rivolgiamo a tutti voi l'augurio di trascorrere serenamente le festività di Pasqua. La Fisascat tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisascat sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene, attraverso la contrattazione, in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione continua. Attraverso la Fisascat e il sistema servizi integrati della CISL, il CAF e il patronato INAS, è possibile usufruire di consulenza per la dichiarazione dei redditi, per le pratiche previdenziali ed assistenziali e in caso di malattia, maternità, infortuni, assegni familiari e relativamente alle domande di disoccupazione. È possibile essere sempre informati sull'attività della Fisascat attraverso il TG Lab, notiziario settimanale online, e con i periodici Progetto Terziario e Laboratorio Terziario. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali e regionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La Fisascat è il tuo sistema di tutela.